Allora, giorno 16 giugno 2019, Gualtiere di Remole, monumento trecentesco lasciato all'abbandono e al degrado, tranne la presenza di un personaggio non da poco, lo scultore Piero Gensini, il resistente, che insieme a tanti altri che da fuori cercano di dar mano, sta tentando di salvarle. E oggi è ospite speciale Daria B. Daria B, eccola qui, Daria B. E chiediamo a Daria B, qui siamo sotto il pericolo crollo, di che cosa si tratta? Un archivio, diciamo, virtuale in pixel che io da 10 anni porto avanti e praticamente sono tutti posti abbandonati. Posti che sono qui immobili in attesa di una risposta, in attesa di soluzione. Quello che faccio io si chiama esplorazione urbana, quindi come potete vedere alle nostre spalle c'è qualsiasi tipo di edificio, da edifici ricettivi, ospedali, fabbriche, civili abitazioni, fino anche a cose un po' particolari come carri armati, ruspe, e via di seguito. Quindi tutto quello che è abbandonato io tramite internet e conoscenze lo cerco, mi informo. Come è arrivata Daria B a sapere di questo luogo? Ah, grazie a Piero, che infatti sono venuta, sono riuscita a fotografarlo e mi sono appassionata alla sua storia, perché ogni posto ha la sua storia e questa è veramente, qui si respira, oltre che essere un posto magico, si respira veramente storia e è molto triste un comune come Firenze, che è un posto bellissimo come questo, con un potenziale. Che sì, ma non siamo a Bagnaripoli, scusa. Sì, perché poggia sul comune di Bagnaripoli, ma il proprietario dell'immobile, quindi chi ha voce in capitolo su vita, morte, di miracoli, destinazione, eccetera, è il comune di Firenze. Infatti io credo che Piero Gensini paghi anche un affitto per il locale che qui occupa, che è l'ultimo locale in realtà occupato, che noi speriamo che diventi invece il primo di una lunga e vasta serie. Allora, però io pago un affitto e affitto oneroso che, come ho detto in altre occasioni, ma lo sanno anche chi di dovere, supera la mia modesta pensione, che io per il mio studio pago più di quello che ricevo come pensione lavorativa di una vita nell'arte. Però questo, a prescindere da questo... In quale arte? La mia arte, io vengo dalla pittura, dalla creazione di gioielli, pittura e creazione di gioielli, sempre gioielli, scultura e poi scultura. Questa è la mia vita, l'ite della mia vita è questa. E ormai sono 27 anni che sono qua alle Gualtiere di Remole. E con gli anni l'impegno, ma anche inizialmente, è sempre stato teso a far sì che questo luogo possa rinascere, possa avere una vita futura, possa dare e ricevere tante energie, perché questo è un luogo che dà tante energie. E la particolarità, ma poi la ricchezza della storia, anche l'ubicazione, la tranquillità, cioè sono si sente scorrere positivi. L'acqua dell'Arno. Si sente, ora che c'è un po' più di acqua, si sente ancora l'acqua passare nella gola. E qui era un borgo pieno di vita, di attività, tutte collegate prima a collaterali all'arte della lana e poi dopo a mulini, però è stato un borgo attivo, aveva una scuola, aveva una bottega, prima trattoria, poi bottega alimentare, un ciabattino, questo fino all'alluvione. Con l'alluvione sono state spazzate via tutta l'attività. I mulini ce ne erano diversi, però questo potrebbe veramente diventare un luogo che produce cultura, e perché da opificio della lana, luogo che produce cultura, cosa vuol dire? Vuol dire dare possibilità ad altri atelier di operarvi, cioè creare le arti visive, ma non solo, teatro, musica, danza, cioè fare una
piccola enclave che sprigioni energia, non più pezzi di stoffa tessute, ma tante creazioni, le più varie. Questo è un villaggio? Questo è un villaggio, ma potrebbe diventare proprio un villaggio operoso di idee. Perché è importante il lavoro anche della parte di Daria, fotografia, che sta a documentare questi potenziali che vengono abbandonati. Qui al mio studio vengono molte personalità, non italiane, in ambito europeo, università americane, una università scozzese che ha portato i ragazzi a dare la tesi sulle gualtiere. Cioè, questo ha un potenziale enorme, ma come mai non riusciamo a capire che questo può essere una ricchezza, ha di positivo tanto, può dare tanto, e bisogna cominciare a spaziare e non avere il limite intellettuale che solamente certe finalità economiche potenti possano risolvere le cose, no, anche con tante altre attività che sono molto più radicate nello spirito, non dico locale, ma nello spirito sicuramente laborioso e creativo, che può risolvere e renderle vive quotidianamente, senza avere un'apertura e una chiusura a orari. Uno viene qua, lavora, compone, cioè diventa un luogo della creatività libera, un complesso di atelier che produce. È quello che poi cerco anch'io, non solo di fotografare, ma queste foto, come diceva lui, di imprimere in digitale la memoria di questi luoghi, che purtroppo, guardate quanti sono, e questo è veramente un centesimo di quello che io ho visto, e alcuni non esistono già più di questi luoghi. Alcuni sono stati, ci sono foto qui vecchie di 10 anni, sono praticamente ora, anche prima, ma ora di più, in mano al degrado, ai vandali, ai ladri, a chi vuole, anche chi è disperato e occupa, nella totale assenza anche delle minime norme igieniche, questi luoghi. Cioè, ben venga, per l'amor di Dio, subito delle idee, praticamente dei ripristini, però vediamo anche le origini e cerchiamo di fare, come veniva proposto per queste gualtiere, di tutti. Cioè, qui dentro ci sono, io ti invito dopo a fare una carrellata anche laggiù, che sono foto mie delle gualtiere fatte in anni passati. Cioè, lì ci viene, è perfetto in alcune stanze, un museo, perché abbiamo ancora la fortuna di avere dei macchinari vecchissimi. Io penso che se viene venduto... Sopravvissuti dopo tanti altri che sono stati portati via. Se verrà praticamente venduto al primo, questi verranno sicuramente buttati via. Come si butta via roba inutile, invece là, signori, è storia, è la nostra storia. Quando questi posti non ci saranno più, la storia la dovremo solo leggere nei libri o magari nelle immagini, che è già qualcosa, ma ce le abbiamo qui dietro, cioè si può toccare, diciamo. Quindi cerchiamo di fare qualcosa. Altri fotografi sono passati da qui, anche dei ragazzi, vero? Passati i ragazzi da Leonardo da Vinci, che hanno fatto tante visite e diciamo un'adozione con le gualtiere dello studio, però ricollegandomi a quello che diceva Daria, l'importante dal mio punto di vista è che il recupero, siccome le gualtiere sono sempre state, ma anche ora sono vissute come luogo di visita o chi viene a vedere lo studio viene da me, ma anche per la natura che hanno, perché c'è un parco, il parco si collega con l'Arno e qui è abitudine di tanti cittadini o di Bagnaripoli o di Pontassiere che quando il tempo è buono o anche durante le altre stagioni vengono sul fiume per stare una giornata sul fiume. Questo dell'accessibilità e della fruibilità del bene comune, proprio inteso come senso reale di un bene, anche se potesse anche essere usato da privati, però
lasciare la libera circolazione e la libera fruizione, perché è importante. Qui ci è venuto giornalmente, ci venivano centinaia di persone a lavorare o a prendere materiali che servivano o... e ora è bene che vengano e che possano venire un giorno quando tutto è stato restaurato e ridato a nuova vita. Rivivificato, possibilmente.